12.30, eccoci qui in diretta su Milano News, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 30 novembre, chiudiamo qui questo mese, speriamo di avervi fatto compagnia come al solito al meglio. Lo chiudiamo con un tema molto importante, perché domani, 1° dicembre, è la giornata mondiale contro l'AIDS e quindi ci è sembrato importante toccare questo tema, che sì, se ne parla, ma forse ultimamente ogni tanto si lascia un po' così, come un discorso l'abbiamo toccato troppe volte, non ne riparliamo. Invece no, bisogna parlarne, bisogna sempre ricordare che è un problema che esiste, che ha delle soluzioni però, e quindi insomma è anche giusto raccontare questo. E allora abbiamo voluto fare la cosa migliore da fare, cos'era? Chiamare chi ne sa, e quindi chi domani appunto e anche già oggi ne sta discutendo, ne sta raccontando sul nostro territorio, il territorio di Milano. Stiamo parlando della Lila e abbiamo qui con noi Sabrina Penona, appunto, di Lila. Buongiorno Sabrina, benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui, appunto, perché insomma la vigilia di una giornata importante come quella di domani, che abbiamo detto appunto giornata mondiale contro l'AIDS, è importante ricordare che il tema va raccontato, insomma bisogna affrontarlo sempre, non bisogna abbassare la guardia. Ricordiamo bene cos'è Lila, prima di tutto. Allora, la Lila è la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, è una federazione, abbiamo più sedi a livello nazionale, io sono un'operatrice della sede milanese, quindi Lila Milano Onlus. Ecco, una sede milanese che quindi ha a che fare, lavora molto sul territorio milanese, immagino. Noi siamo attivi, la Lila sì, lavora localmente. Ecco, che tipo di esperienze ci sono sul territorio? Che cosa fa poi operativamente? Devo cercare di essere sintetica. Allora, noi lavoriamo tanto sulla prevenzione, quindi lavoriamo tanto con i giovani, dalle scuole elementari fino all'università. Lavoriamo tanto sulla formazione e l'informazione attraverso una linea telefonica che è aperta a chiunque abbia bisogno di informazione, attraverso interventi che ci vengono richiesti in ambiti diversi, e lavoriamo anche tanto con le popolazioni vulnerabili, interventi in carcere, interventi rivolti ai migranti e nelle proposte di test rapido, che sottolineo essere un intervento importante perché aiuta le persone. Test rapido per HIV. Quindi, che cos'è? Presso la nostra sede, con una cadenza fissa che è di una o due giornate al mese, è possibile venire in forma anonima e gratuita, eseguire dei test rapidi su saliva o su sangue con puntura sul dito, per avere dopo 20 minuti una risposta rispetto all'esecuzione del test HIV e del proprio stato sierologico. Cioè, c'è bisogno di andare dal medico, chiedere l'impegnativa, andare nel centro trasfusioni, nel centro prelievi, farsi prelevare 10 boccettini di sangue, no, non serve più niente tutto questo. No. Possiamo fare rapidamente, in modo gratuito, quindi magari per qualcuno anche questo è facilitante, in modo anonimo, perché per tante persone ancora il test HIV è vissuto con molta vergogna e timore, quindi negli orari indicati il nostro sito lilamilano.it li pubblica regolarmente, è possibile eseguire questo test. Allora, partiamo proprio da qua, perché insomma ci dai quella che per te sicuramente non è una notizia, anzi chissà quante volte andate in giro a dire che si può fare questa cosa, ma che per molti, ahimè, arriva come una notizia, no? Nel senso che arriva come una novità, quando invece appunto novità non è. Come mai c'è ancora così tanta... io dico ignoranza, ma in realtà non è forse neanche quella, non voglia di sentire, verrebbe più da dire, c'è un po' di sordità sul tema, mi verrebbe da dire, no? C'è sordità perché i motivi sono tanti, perché l'HIV viene pensata ancora come lo si pensava negli anni 80-90, quindi la pubblicità dell'alone viola sicuramente... O tutti vittime di quella pubblicità. È un film come Philadelphia che, per quanto molto intenso, ha veicolato comunque un messaggio che oggi non è più attuale, ma che è ancora ricordato molto. Il problema è che non si parla di sessualità nelle scuole, quindi i bambini e i ragazzi crescono poco consapevoli e gli adulti tendono ancora a pensare che fare un test HIV significhi aver fatto qualcosa di sbagliato, di sporco, di moralmente negativo. Quindi un test HIV è vissuto con molto timore anche per un discorso di, come dire, background culturale, che però non è più attuale, perché l'HIV oggi è molto diverso. E appunto, hai usato la parola attuale più di una volta, dicevi anche semplicemente con Philadelphia, un film
fantastico, che ha proprio segnato un'epoca, che ha vinto tantissimi premi e che ha fatto comunque tanto anche per quello che era il problema appunto dell'HIV, di portare questo tema sulla bocca poi di tutti e quindi farne parlare. Però dicevi appunto non è più attuale, perché insomma le cose si sono evolute tanto. Siamo ancora però legati appunto a questi stigmi, queste idee, che come possiamo fare per smontarli? Cosa, dove possiamo iniziare? Quali mattoncini di questo muro di Lego possiamo buttare giù? La prima cosa è parlarne, informarsi, cercare di uscire dalla convinzione che l'HIV rimanga un problema di pochi. L'HIV è un problema che riguarda chiunque abbia una vita sessualmente attiva e non utilizzi il preservativo. L'HIV è un'infezione che può essere trattata, che può essere curata, anche se non risolta definitivamente, per cui bisognerebbe cominciare a riconoscere questo tipo di problema come un qualcosa che può essere gestito con immagini che sono diverse dal letto di ospedale, la persona morente, magari la persona gay. Molto interessante anche quello che hai definito appunto, hai detto tu giustamente anche infezione, perché poi quello è non malattia, che è una cosa diversa. È una cosa diversa, infatti ancora oggi si tende a dire mi prendo l'AIDS, in realtà quello che possiamo contrarre con un rapporto non protetto è l'HIV. L'AIDS è la fase di malattia conclamata, che però oggi possiamo evitare, quindi se prendiamo le terapie che sono oggi disponibili possiamo evitare di ammalarci di AIDS, avere l'infezione da HIV ma comunque stare bene. Quindi è importante che le persone sappiano che contrarre l'HIV sicuramente è una notizia che può spaventare, può destabilizzare, ma significa scoprire di avere un'infezione che io posso ancora curare e tenere sotto controllo. Se io non scopro di avere l'HIV, al contrario, posso rischiare di ammalarmi e di avere quindi meno possibilità di curarmi. Ricordiamo anche di questo, di cosa stiamo parlando, nel senso una persona può contrarre l'HIV e non manifestarsi mai però il sorgere dell'AIDS, come funziona? Per lungo termine? Ecco, è possibile, sì. Cosa significa lungo però? Allora, è molto soggettivo, siamo tutti diversi, ma può essere 5 anni, 10 anni, 15 anni, quindi può essere un periodo di tempo anche molto lungo. No, giusto per far capire appunto che insomma non è che perché vi è andata bene, magari avete fatto qualcosa bene, non vi grattate, non vi esatto, che insomma, anzi, può essere che fa 10 anni poi invece scopriate, si manifesti, anzi a quel punto è anche complicato poi magari capire risalirà come e è quando ho contratto l'infezione, quindi anche più complicato poi gestire la malattia in futuro. Si anche, complica tutto. Infatti, anche semplicemente avvisare chi nel frattempo ha avuto rapporti sessuali non protetti con me. Infatti insomma, deve essere sicuramente un grosso problema. Grazie a questo infatti Lila, dicevi tu, voi fate tantissime informazioni soprattutto sulla diagnosi precoce, potremmo chiamarla in tutti gli effetti così, e rapida soprattutto, giusto? Sì, questo è una cosa che a noi sembra importante, che non vuole sostituire la possibilità di eseguire un test tradizionale in ospedale, in ambulatorio, in un laboratorio, insomma, che io posso trovare un po' ovunque nella città in cui vivo, ma la proposta del test rapido serve per fare un'altra proposta alle persone. Io non voglio andare in ospedale per problemi di lavoro, non riesco ad andare in un laboratorio negli orari in cui è aperto. Permettere alle persone di eseguire un test in orari che di solito sono serali o tardo pomeriggio e di accedere a una possibilità che è anche gratuita e anonima, ci sembra permetta di ampliare per le persone la possibilità di accedere al test e quindi di facilitare questa diagnosi precoce di cui parlavi. Quindi ho una possibilità in più per eseguire il test e soprattutto diventa normale eseguire un test HIV, così come è normale eseguire tantissimi altri esami che tutti noi insomma abitualmente. Infatti, in più proprio volta mi raccontavi, in più sei nella malurata, sotto, ma succede appunto che uno scopra di avere questa infezione, non stiamo più parlando di a quel punto una vita finita ormai distrutta, ma anzi stiamo arrivando a dei livelli veramente dove se la terapia è fatta bene, anzi in fretta, quindi magari scoperto fino all'inizio, porta a una vita del tutto normale. Sì,
quasi anzi, diciamo prima, facevamo l'esempio col diabete, quasi anzi più complicato avere ormai il diabete a volte che è questo, HIV, perché insomma è più certo. di fare insulina sì. magari con il diabete, invece qui è, cioè, si è arrivati quasi a una pastiglia sola e via. Sì, infatti è questa l'informazione forse che oggi sarebbe importante che diventasse patrimonio di tutti o comunque della gran parte delle persone, perché oggi non si sa che l'HIV può essere trattato, ma può essere trattato per mettere a una persona di condurre una vita normale. Ognuno poi ha insomma il suo concetto di normalità, sì, ma questo significa poter avere un lavoro, andare in vacanza, avere dei figli in modo naturale, quindi senza bisogno di ricorrere a una fecondazione assistita. E quindi è importante scoprire eventualmente di avere contratto questa infezione. Diciamo, non invalidante dal punto di vista di stile della vita, ecco, quello, no, nel senso... non è più invalidante, certo, è una patologia, un'infezione che deve essere monitorata come qualunque sempre altro meglio. Tipo di infezione, quindi prevenire è sicuramente la strategia fondamentale, sì. Ma è importante anche sapere che nel momento in cui io contraggo l'HIV la mia vita non è finita. Infatti, ecco, semplificando pensare questo, il concetto. Insomma, 30 anni fa... era impensabile, ma anche solo 20 anni fa, cioè, pensare che avremmo utilizzato lo slogan di un noto dentifricio appunto per dire prevenire esatto, è meglio che curare, cioè alla IDS non avevo mai, 20 anni fa non avevo mai pensato di poter dire una cosa del genere. No. Tutto questo è stato fatto grazie comunque sicuramente a una grandissima ricerca sì. medico-scientifica che l'ILA comunque supporta, immagino, in gran parte. Sì, noi ci occupiamo di ricerca in termini più psicosociali, sì. quindi spesso cerchiamo di capire perché le persone, ad esempio, non usufruiscono delle possibilità di test, perché le persone adottano comportamenti a rischio nonostante siano consapevoli del fatto che l'HIV può trasmettersi con determinate modalità. Però sicuramente abbiamo in 30 anni di vita, perché l'anno prossimo festeggeremo il nostro trentennale, wow. Abbiamo raccolto una mole di dati che è estremamente significativa, sia rispetto alle persone con HIV, i bisogni che hanno, che in 30 anni sono cambiati in modo radicale, sia rispetto a quelli che sono i bisogni e anche le carenze di informazione nelle persone che invece l'HIV non ce l'hanno. Uh-huh. Quindi attraverso il centralino informativo, attraverso le attività di test che permettono di raccogliere molti dati, attraverso tutta una serie di progetti che da 30 anni mettiamo in campo e che ci permettono di costruire un punto di osservazione che è diverso da quello istituzionale, perché come associazione ovviamente siamo contattati dalle persone in modo diverso. Immagino si è cambiato anche il modo di rapportarsi appunto con le persone con cui bisogna fare informazione. Molto probabilmente si è anche scesi sempre di più anche verso le fasce più basse di età, immagino, no? Sì. Cioè adesso quando bisogna cominciare a fare prevenzione? Ma questo è un argomento in Italia un po'... immagino, però qua possiamo... Allora, rispetto alla prevenzione nelle scuole, ad esempio, le linee guida internazionali ormai da tempo parlano della necessità di precocizzare l'intervento di educazione all'affettività e sessualità. Quindi ormai si parla di scuole primarie o anche scuola materna. No. Ovviamente alla scuola materna non si parla di preservativo, ma l'educazione all'affettività dovrebbe cominciare in modo molto precoce per permettere ai bambini poi di costruire progressivamente una consapevolezza che diventa anche una consapevolezza rispetto alla propria fisicità, alla sessualità, all'orientamento sessuale, che potrebbe e dovrebbe essere vissuto senza il timore di stigma e pregiudizi da parte della, insomma, del resto del mondo. È interessante, quindi... appunto, perché stai parlando di fare la prevenzione, dove in realtà appunto in questo momento l'HIV rimane in realtà molto in secondo piano, diciamo, sul messaggio principale, sì. ma che crea però un ecosistema favorevole poi a non, esatto. a non insorgere. Esatto. Esatto, se io sono consapevole del mio corpo, rispetto del mio corpo, so che devo tutelarlo, e quindi la prevenzione rispetto all'HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse diventa una conseguenza logica e naturale. Se mi manca questa consapevolezza, i ragazzi a scuola a volte sembra incredibile, ma non sanno ancora descrivere
l'anatomia maschile e femminile da un punto di vista genitale, forse è un po' difficile pensare che possano essere consapevoli del fatto che una sessualità non protetta può determinare una serie di rischi. Quindi è tutto molto collegato, però bisognerebbe iniziare presto. In Italia in realtà. Interessante vedere questo bisognerebbe, perché immagino che insomma lì la non abbia strade spianate per entrare nelle No. materne o nelle scuole elementari di Milano, nonostante pur ricordo anche sempre, Milano sia spesso e volentieri un'isola felice, anche perché insomma Eh sì, immagino in altri infatti. paesi o in altre località Sì, è italiane ancora più molto molto difficile. più difficile e complicato. Però comunque fate anche dei laboratori nelle scuole Sì, sì, superiori, sì. immagino, giusto? Noi lavoriamo anche nel. Siamo Anche le medie. riusciti a lavorare anche con i bambini delle elementari, quindi con le quinte, che è la classe in cui siamo riusciti a entrare, nelle scuole superiori, nelle scuole medie, fino all'università. Quindi, in funzione dell'età, ovviamente vengono individuate delle modalità di lavoro con i bambini e i ragazzi che siano compatibili proprio con la fase evolutiva, e si cerca comunque di lavorare su questa consapevolezza e sul rispetto di sé, prima di Ecco. tutto nei più Ti chiedo piccoli, questo, appunto, che nei più piccoli non ci sia però. consapevolezza, diciamo, sembra abbastanza Ma normale, uno questo si lavora lo su altro, accetta. infatti. Come va invece con i più grandi? Con i più grandi, insomma, c'è da lavorare tanto anche lì, perché comunque ci sono ancora una serie di luoghi comuni che non hanno più nulla a che fare con l'HIV. Quindi comunque anche nei giovani, ad esempio, scuole superiori o università, chi si percepisce più a rischio, comunque chi è più sensibile, ad esempio, sono i ragazzi gay. Quindi ancora l'HIV in qualche modo viene collegato alla categoria omosessualità. Che è una cosa sbagliata, perché in Italia contrae l'HIV una persona omosessuale, una persona eterosessuale e non esiste questa distinzione in base all'orientamento sessuale. Dati Quindi alla mano, dici, non c'è non questa. c'è, di fatto non c'è, e comunque a livello generale i ragazzi hanno bisogno di ricevere informazioni, perché il timore è questo spettro dell'AIDS che posso prendere se non uso il Insomma, preservativo, quello che ma mi sconvolge è che insomma, poi. stiamo parlando dei famosi nativi digitali ormai, perché sono quelli. Dovrebbero in teoria dalla rete Sì. avere tutte le informazioni possibili e immaginabili, non riescono Non ad è, averle. per carità, non sono tutti i ragazzi del tutto Vabbè, noi facciamo la inconsapevoli, media però ovviamente, mediamente sto c'è facendo un po' bisogno di la media. lavorare, anche perché il problema di internet è che è una fonte inesauribile di informazioni, ma in internet c'è di tutto, quindi dall'informazione datata, non aggiornata, all'informazione che non ha nulla a che fare con dati Scientifici. scientificamente validi, e quindi se una persona non è in grado di discriminare in tutto quello che legge, internet è un boomerang. Perché non mi permette di chiarirmi davvero le Diciamo appunto che domani, 1º dicembre, è la giornata mondiale contro l'AIDS, tra l'altro che fa 30 anni, abbiamo scoperto, cioè, 30 anni fa nasceva l'idea della prima giornata mondiale. mondiale. Che cosa fa lì a Milano per l'occasione? So che già oggi ci sono Già degli oggi, sì. eventi e domani cosa fate? Allora, in realtà gli eventi di oggi sono comunque ricollegati al 1º dicembre, perché essendo domani sabato, lavoriamo tanto con i volontari e quindi il sabato è una giornata, insomma, in cui le persone hanno altre cose da fare. Comunque, partiamo oggi, siamo attivi nelle università con un progetto che ormai seguiamo da qualche anno, che è Università Unite contro l'HIV. Questa mattina si stanno tenendo dei tavoli informativi al Politecnico di Milano, proseguiranno in Università Statale nel pomeriggio e la settimana prossima in Bocconi, per cui i ragazzi hanno, come dire, istituito questo presidio in cui vengono distribuiti materiali informativi, preservativi e informazioni, perché con questi ragazzi abbiamo lavorato, ci siamo formati e siamo pronti a dare delle informazioni. Proporremo questa sera dei test rapidi, ci sarà una sessione test rapidi, quindi dalle 5 le persone potranno venire da noi per eseguire il test HIV in forma anonima e gratuita, come dicevamo prima, e sono previsti poi una serie di interventi come quello che sto facendo io qui con voi per cercare di parlare di HIV, perché
perché in questa giornata l'attenzione, insomma, è più alta. Sicuramente domani ricorderemo infatti la puntata di oggi, ma anche domani è una giornata del primo dicembre, se ne continui a parlare. Altro poi domani invece? Domani ci sarà una presentazione che riguarderà poi anche il tema HIV, ma comunque domani sarà presentato ufficialmente Milano come Fast Track City, quindi Milano come città che dall'anno prossimo si attiverà anche nell'apertura di un checkpoint, che sarà uno spazio sostanzialmente con un accesso a bassa soglia, quindi senza richiesta di appuntamento, di impegnative, dove le persone potranno venire a eseguire il test per l'HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse in forma anonima e gratuita. Hai parlato appunto di tutti i volontari che animano la Lila. Raccontaci un po' come possiamo essere d'aiuto appunto a Lila, anche magari dando il nostro tempo. Certo. Allora, Lila è da sempre un'organizzazione che conta tantissimo sul volontariato, è un supporto fondamentale non solo per la, tra virgolette, mano d'opera. I volontari per Lila sono delle persone che portano energie, idee, contributi, e per diventare volontari Lila Milano proponiamo la partecipazione a un corso di formazione che permette alle persone di capire che cos'è l'HIV, cos'è l'HIV oggi, di capire chi è Lila Milano e di sentirsi quindi partecipi e parte dell'organizzazione. Quindi prima di diventare volontari si partecipa a un corso di formazione, che è anche un'occasione per conoscersi e stare un po' insieme, e poi si decide in quale ambito di intervento ci interessa collaborare e ci si inserisce nell'equipe di lavoro dedicata. Ricordaci le coordinate allora per trovarvi sui vari social, vari siti che avete. Sì. Allora, il sito è www.lilamilano.it, la pagina Facebook Lila Milano Onlus. Siamo a Milano in zona Navigli, quindi in zona centrale, per chi volesse magari passare o venire per le date di test. Siamo in via Carlo Maderno numero 4. Tutti i riferimenti sono naturalmente reperibili sul sito e quindi è possibile contattarci anche per telefono per chiedere informazioni. Qual è il primo passo che dobbiamo fare per abbattere appunto il pregiudizio che c'è su tutto quello che è il mondo intorno all'HIV? Mi viene da dire informarci, non avere pregiudizi, non partire dal presupposto che sappiamo già tutto, che è magari una cosa che viene spontanea a tutti noi, però rispetto all'HIV è importante andare oltre quelli che sono ormai veramente dei luoghi comuni superati. L'HIV è una questione che riguarda tutti, è una questione che riguarda chiunque abbia dei rapporti sessuali, quindi la stragrande maggioranza di noi, e quindi è importante cercare di avere voglia di capire e di leggere magari due righe in più di quello che andiamo a cercare in rete. Sabrina, davvero, grazie mille allora di essere qui con noi, grazie mille di averci raccontato questa bellissima attività che fate giornalmente, perché appunto dicevamo domani è la giornata mondiale contro l'AIDS, ma lì a Milano lavora anche tutti gli altri 364 giorni dell'anno, con tantissime iniziative, appunto so che spesso venite appunto questi fast test, li fate in varie anche situazioni, so che fate anche al di fuori della di fuori sede, della sede. So che fate spesso distribuzioni anche appunto di materiale informativo, di preservativi anche in varie zone della città, quindi insomma per qualsiasi cosa il sito internet, la pagina Facebook, potete trovare comunque anche qua sotto la nostra diretta, linkeremo la pagina Facebook in modo da poter contattare Lila per qualsiasi informazione, che da quanto ho capito su tutto il tema c'è poi comunque un professionista, qualcuno che possa rispondere a qualsiasi domanda noi abbiamo. Sabrina, grazie mille davvero di essere con noi, ringraziamo tantissimo Sabrina Penon di Lila Milano Onlus, e poi ringrazio voi che ci avete seguito, grazie mille, buon weekend a tutti quanti, noi ci rivediamo lunedì sempre qui con l'ultima settimana, poi andremo in vacanza per un po', ma non vi lasciamo soli comunque, per l'ultima settimana di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.